Io direi che è una manifestazione unica, perché è il 21esimo anno, 12 taverne, i 12 mesi dell'anno, i piatti della tradizione di ogni mese. Io direi che è una cosa unica, anche perché il taglio che abbiamo dato è quello di usare i prodotti migliori della produzione lucana. Quindi noi vogliamo essere sempre più una sorta di vetrina delle eccellenze lucane. Quindi un modo per aprirci a un territorio, anzi per cercare un'unità di territorio. Noi lucani dobbiamo stare sempre più insieme, dobbiamo fare de squadra. Sta andando benissimo. Io ho visto un paese resiliente proprio, che sta partecipando. Sono tutte le taverne impegnate dalla mia popolazione, sono sempre più orgoglioso di essere il primo cittadino di questo popolo. Quindi tutto bene. No, tra l'altro un'unione, una sinergia ovviamente a livello regionale, perché l'ha detto bene lei, Spinoso vuole diventare una sorta di vetrina, no, di questi prodotti lucani d'eccellenza, una grande sinergia a livello di comunità di Spinoso, perché io so che tutta questa organizzazione, naturalmente c'è l'amministrazione, c'è la Proloco, ma ci sono soprattutto i cittadini, le signore che preparano tutto praticamente. Beh, io penso che si debba riscoprire un orgoglio di appartenenza. Ecco, questo è una mobilitazione di un popolo intero, dal più piccolo al più anziano, mi permetto di dire alla signora che ha la maestria antica, fino al bambino. Quindi è un popolo intero che si riscopre comunità, ed è importante per i nostri piccoli centri quelli di non compatirsi, ma di essere sempre più resilienti, di resistere e quindi di crearsi anche un futuro possibile. Vice Sindaco, dobbiamo esprimere per forza questo concetto, le radici quando chiamano, beh, bisogna rispondere subito e bisogna tornare nella propria terra, no? Assolutamente sì, soprattutto quando chiama la mamma che è di Sarconi e il nonno che era di Spinoso, quindi anch'io porto il saluto della nostra amministrazione comunale, lieta di essere presente oggi e di rappresentare i 3.000 spinosesi che sono presenti sul nostro territorio. E dicevo prima al sindaco, all'amico sindaco di Spinoso, in un momento di difficoltà come quello attuale, dove comunque la nazione fa fatica a fare cooperazione, credo che voi avete esportato un bellissimo modello di integrazione a livello sociale, a livello economico, ma soprattutto a livello di cultura e di rispetto delle civiltà. Tra l'altro sappiamo che il gemellaggio tra Muggiò e la comunità di Spinoso dura da tanto tempo, ma soprattutto poi ogni anno si moltiplica con eventi diversi anche religiosi. Sì, noi cerchiamo di arricchire sempre il fulcro della festa, che comunque è la processione della Madonna, con iniziative di carattere anche folcloristico che possono rendere sempre più piacevole l'iniziativa. Viva la Basilicata! Assolutamente sì. Una comunità unita, abbiamo visto anche in questa manifestazione, però a livello di programmazione, presente e futura, molta attenzione la state dando anche soprattutto ai più piccoli, ai bambini. In che modo?
Abbiamo organizzato già alcune attività da principio del mese di agosto, sono anche in programma nuove attività. Voglio ricordare innanzitutto l'Udobus, che ha richiamato un pochino i giochi della vecchia tradizione. Abbiamo avuto anche un'affluenza di tutti i bambini, non solo dei bambini residenti del comune di Spinoso, anche bambini che sono ospiti qui dai nonni e che giustamente per motivi lavorativi, come tutte le famiglie, portano i loro figli durante il periodo estivo qui a Spinoso. E abbiamo avuto tra l'altro una giornata che verrà ripetuta il 24 agosto, la prima è stata il 3 agosto con la collaborazione di Gianluca Gugliotti, dando particolare attenzione al bullismo, all'educazione, alla gentilezza, alle regole del gruppo, temi di fondamentale importanza. E il 24 agosto l'abbiamo anche conciliata con la giornata della gentilezza, che viene festeggiata il 23 settembre, ma che è possibile appunto anticiparla, dove le tematiche centrali sono integrazione dei bambini diversamente abili, il rispetto delle regole, l'educazione ambientale. Quindi riproponiamo di nuovo una serie di interventi e di giochi di gruppo. Importante anche, e ci tengo soprattutto a ricordare, la partecipazione del maestro in pensione, che ha girato tutto il mondo, onorato anche dal Presidente della Repubblica, il maestro Antonio Lagava, per cui anche Spinoso ha ospitato il Bibliobus. Vice Sindaco, si diceva che questa manifestazione è vetrina delle eccellenze lucane, però è anche una vetrina importante per Spinoso, visto anche il flusso dei visitatori. Abbiamo raccontato un paese con un panorama particolare e suggestivo, ma anche e soprattutto il paese dei portali. Perché? Sì, Spinoso è immerso nel parco dell'Appennino Val d'Agri Lagonegrese, con una vetrina importante per quanto riguarda montagna e anche il lago del Pertusillo. Però visitando il centro storico ci immergiamo in tanti portali, dove anche la gente nobile si ricostruiva questi portali davanti a portoni e entrate varie, ma anche la gente umile come segno di appartenenza, come simbolo importante di Spinoso, si riconfigurava in questi portali. Un bellissimo borgo, quando ha parlato dei portali curati anche dalle persone magari più umili, anche da un punto di vista economico, pensavo alla bellezza, no? All'importanza di valorizzare la bellezza e il senso di appartenenza, e a Spinoso ancora lo fate anche e soprattutto attraverso i piccoli artigiani. Sì, questi piccoli artigiani che si ricostruivano questi portali davanti alle loro abitazioni. È grazie a loro che la scuola di ebanisti e scalpellini è andata avanti nel corso del tempo, e noi come amministrazione abbiamo la voglia di, il dovere soprattutto di riqualificare questa scuola con tanti ragazzi e cercare di organizzare dei percorsi fattivi e di studio per incrementare questa attività molto molto nobile. Ci sono già dei progetti in tal senso? Sì, ci sono alcuni progetti in tal senso, dove insieme ai consiglieri, insieme al sindaco, stiamo studiando per riqualificare il nostro territorio in primis, ma anche questa scuola a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Beh, tracce importanti della scuola, di questa tradizione fondamentale, importante, che voi come amministrazione volete recuperare, è stata già raccontata e documentata dal professor Lotierzo. Una buona documentazione da cui partire. Sì, la documentazione nella storia di Spinoso, dove il docente Lotierzo dell'Università di Napoli ha dato un'impronta importante a questo paese, rivalorizzando e descrivendo proprio l'attività di scalpellini e ebanisti nella storia di Spinoso. Una manifestazione del genere è un tripudio per i palati, per il palato, ma soprattutto anche per gli occhi, perché il centro storico di Spinoso in generale ha veramente delle ricchezze architettoniche importanti. Qual è il suo patrimonio storico-artistico? Allora, noi qui abbiamo nel centro storico un discreto numero di palazzi nobiliari, che per una piccola comunità come Spinoso è abbastanza raro. In più, come vi è stato già detto, abbiamo un grosso patrimonio scultoreo fatto da portali, ma non solo da portali, anche da pezzi più piccoli conservati nelle case, caminetti, mortai, pietre per pignatte e quant'altro.
In più, a questo va aggiunto anche un'altra cosa: noi, essendo molto vicini a Grumentum, abbiamo ovviamente una storia molto legata a Grumentum, anche dal punto di vista leggendario. La leggenda della fondazione di Spinoso si collega a quella della fondazione di Grumentum, riprendendo quello che è il ciclo troiano e quindi dando una sorta di nobiltà a questa che è una fondazione in realtà che per l'appunto è una leggenda, quindi non ha un dato storico attendibile. Mentre nel territorio di Spinoso, e a questo ci tengo da archeologo e da spinosese, si è sempre detto che non c'è nulla. In realtà non è così. Spinoso è molto ricca dal punto di vista archeologico e che semplicemente non ci si è mai guardato, come la limitrofa Sarconi. Le poche volte in cui abbiamo fatto delle ricerche abbiamo avuto quasi il 100% di risultato, che è un risultato che in archeologia non succede quasi mai. Ovviamente erano ricerche mirate, però noi abbiamo insediamenti lucani, abbiamo insediamenti di età romana e abbiamo poi il centro storico che è di origine medievale. E infatti nel centro storico si conserva la struttura più antica, che è il basamento del campanile della chiesa, che attualmente è databile tra la fine del 1000 e l'inizio del 1100, per confronto con il campanile della vicina Marsico Nuovo, che quello è datato a fine 1000. Ora Spinoso è periferica rispetto a Marsico Nuovo, quindi può avere 70-80 anni in meno, e perciò andiamo al 1100. Però diciamo, questa è la fondazione, la parte che noi abbiamo di certo. Poi non è verosimile immaginare che la collina restasse disabitata fino all'anno 1000, quindi molto probabilmente, e questo ce lo conferma in parte la distanza con Grumentum e la posizione topografica del paese, non è da escludersi che si trattasse di una piccola stazio, comunque di un piccolo vicus, di un piccolo villaggio che le fonti dicono c'erano attorno a Grumentum, quindi un piccolo villaggio alle dipendenze di Grumentum. Con la caduta di Grumentum, o meglio da medievista con l'abbandono di Grumentum, le popolazioni si spostano su queste alture più difendibili e quindi si fondano tutti i vari comuni, tra cui anche Spinoso. Però per parlare anche un po' degli eventi futuri dell'estate 2019 ce n'è uno il 21 agosto, che torna il Like Concert, no? Che cos'è? Che cosa sarà brevemente l'appuntamento del 21? Allora il 21 avremo un concerto di musica neomelodica fondamentalmente. Diciamo, questa è una piccola frattura rispetto alle puntate precedenti, perché nei concerti precedenti abbiamo avuto due manifestazioni di arte, di musica classica e una di jazz. Quindi questo anche per spaziare il più possibile, perché si deve dare adito a tutti di poter partecipare. La cosa importante è valorizzare molto quella che è la diga di Pietra del Pertusillo e quello che è una location molto bella che abbiamo qui a Spinoso, cioè un grande prato che si inoltra in mezzo al lago e quindi dà la possibilità di avere una quinta scenica di tutto rispetto. In passato abbiamo fatto anche concerti al tramonto e obiettivamente quello che era la suggestione, il fascino era molto molto bello.